La prima cosa da fare per realizzare la ricetta è preparare il latte di mandorla con 150 g di mandorle che sono state messe in, mandorle pelate messe in ammollo con, in acqua per 5-6 ore per idratarle e un litro d'acqua che andremo ad aggiungere un po' alla volta nel frullatore. Allora aggiungo un po', aziono. Ok, quando abbiamo ottenuto una consistenza molto cremosa possiamo aggiungere la restante acqua, quindi l'importante è aggiungere poca acqua alla volta e azionare il frullatore alla massima velocità. A questo punto aggiungiamo la restante acqua e poi non resta altro che filtrare il liquido così ottenuto con un telo di cotone in modo tale da ottenere il nostro latte di mandorla. Allora, io ho già preparato una boule con uno chinois e un telo in cotone sopra e quindi vado a filtrare. Così separeremo la parte solida delle mandorle dalla parte liquida. Bene, e ora iniziamo a preparare il carpaccio di cavolfiore. Allora, prendiamo un cavolfiore bianco, controlliamo che non abbia delle parti scure o comunque se ci sono cerchiamo di toglierle in modo che sia perfetto, e qui è importante la freschezza del cavolfiore, e quindi lo tagliamo in grosse cime. Ok, ecco, ci sono delle parti poco un po' scure, le tolgo. Allora selezioniamo quindi delle cime grosse che andiamo a lavare, e a questo punto voglio ottenere un carpaccio per il piatto con la mandolina. Quindi ho preso delle cime grosse di cavolfiore, le affetto molto sottilmente con la mandolina. Adesso dobbiamo trovare il giusto grado di spesso il giusto spessore, perché devono essere molto sottili e allo stesso tempo però dobbiamo avere la forma perfetta del fiore. Ecco il carpaccio, ci mettiamo un po' d'acqua fredda e lo lasciamo un pochino in acqua per farlo diventare croccante. Ecco le cimette avanzate dal carpaccio, ora prepariamo la crema. Quindi facciamo prima un fondo con olio extravergine d'oliva e scalogno. Ok, a questo punto possiamo aggiungere il cavolfiore e andiamo a coprire con il latte di mandorla. Dobbiamo portare a cottura il cavolfiore, poi quando sarà ben cotto andremo a fare la crema. Mentre la crema cuoce facciamo il gomasio. Il gomasio si prepara con sesamo e sale marino integrale. Dobbiamo innanzitutto tostare il sesamo in una padella, quindi calda, e aggiungo anche il sale direttamente per tostarlo insieme al sesamo. Eccolo qui. Quindi quando il sesamo inizierà a scoppiettare e diventerà e addorarsi, allora sarà pronto. A quel punto potremo iniziare a pestarlo al mortaio. Mentre prepariamo il gomasio iniziamo a togliere al coltello in maniera molto grossolana delle nocciole tostate del Piemonte che poi aggiungeremo al gomasio per dare un'ulteriore nota aromatica al piatto. Quindi le trituriamo senza farle troppo fini, ma le lasciamo un po' grossolane e le aggiungeremo poi al gomasio. Il sesamo è pronto, quindi lo andiamo a pestare.
quando si fa questa operazione, che richiede qualche minuto perché bisogna farla comunque in maniera molto accurata, e si sprigionerà un profumo molto intenso. I semi di sesamo sono stati tostati, quindi aggiungiamo le nocciole che abbiamo tagliato e otteniamo il condimento per le cimette di cavolfiore. Eccolo qui. Allora, prepariamo il pesto di olive e capperi, quindi dei capperi che sono stati, dei capperi sotto sale che sono stati dissalati già dalla sera prima, e delle olive taggiasche. Queste sono delle olive taggiasche denocciolate sott'olio, e le tritiamo tutto al coltello. Anche qui facciamo un trito molto grossolano e andremo ad aggiungere della scorza di limone grattugiata. Okay. Scorza di limone. Olio extravergine d'oliva. E questo è il pesto. Allora, queste sono le cimette di cavolfiore che sono state sbollentate per 3 minuti in acqua bollente salata e poi raffreddate subito. Abbiamo preso il cavolfiore bianco e il cavolfiore verde, quindi le sto scegliendo per poi andarle a rosolare in padella. Intanto peliamo l'arancia a vivo. Le vado ad arrostire, a far dorare su entrambi i lati, non sono spadellate, saltate in padella, ma vengono proprio arrostite, e per realizzare bene questa operazione faccio in modo che le cimette abbiano sempre una parte piatta, in modo tale da che si formi una crosticina dorata sopra. Giro dall'altro lato. Il cavolfiore è pronto. Il cavolfiore è pronto, lo scolo dal latte di mandorla e lo frulliamo con un frullatore a immersione. Se dovesse essere troppo denso, aggiungiamo un po' di liquido di cottura. A questo punto possiamo impiattare, quindi al centro del piatto un paio di cucchiaiate di crema. Sistemiamo le cimette di cavolfiore arrostite, alterniamo una verde e una bianca. Condiamo con il pesto di olive e capperi. L'arancia, aggiungiamo il gomasio alle nocciole,
E completiamo con il carpaccio di cavolfiore che abbiamo asciugato bene con dei fogli di carta assorbente. Seleziono le foglie più belle, un pizzico di fior di sale e il piatto è pronto.